Ciao a tutti, sono Roberto Pellizzari di Into Prealps e oggi sono qui per presentarvi un nuovo percorso di giornata che ha come obiettivo percorrere una parte delle strade militari dei Monti Castellari. I Monti Castellari si trovano, diciamo, partono da Vicenza, nord di Vicenza, e risalgono la Valle Eura e la Valle del Lagno. E arrivano fino alle Prealpi Vicentine. E hanno una particolarità, sono solcati da alcune strade militari della Prima Guerra Mondiale. La principale è l'Ortogonale 1, una strada militare che parte Campo Grosso e arriva fino a Vicenza, e altre strade che salgono, diciamo, sull'Ortogonale 1. Che servivano comunque a un'eventuale ritirata. Quindi l'Ortogonale 1 è stata costruita per far ritirare eventualmente le truppe nel caso gli austroungarici avessero sfondato le linee di confine e poi comunque c'erano possibilità di scendere da questa principale strada. Oggi ne faremo una parte, sono strade abbastanza impegnative, in parte asfaltate, in parte sterrate, ma comunque molto belle e soprattutto ricche di storia. Questo tratto di strada dell'Ortogonale 1 è molto particolare perché è rimasta praticamente intatta e hanno la particolarità, questi ponti che avevano quello che veniva detto un pozzetto di mina, cioè quindi era possibile mettere dell'esplosivo sotto il ponte e farlo eventualmente saltare se gli austroungarici avessero diciamo scelto di inseguire l'esercito italiano che si stava magari ritirando. Ecco, queste strade non hanno mai visto la guerra, sono state costruite intorno tra il 1917 e il 1918 e per fortuna gli austroungarici non sono mai riusciti a sfondare, quindi non sono state praticamente mai utilizzate. Sono tra i ponti su questo tratto di strada, questo è l'ultimo, è anche quello diciamo più lungo e più alto forse dei tre. Sono su un tratto di strada militare, credo. Adesso vi dirò perché credo sia militare. Dove sì, non ho trovato informazioni su questo tratto, però a vedere la massicciata com'è realizzata, con le pietre che vedete in fila, presumo anche questa fosse un tratto di strada militare. La conferma che anche questa è una strada militare mi viene data da questo riparo in caverna, eccolo qui, e ce ne sono parecchi lungo l'Ortogonale 1 e sulle strade, diciamo, di collegamento e servivano appunto in caso fossero lanciate granate, venisse bombardata la strada, i soldati potevano nascondersi e ripararsi.
Questa è la strada militare del Monte Piano. È la strada che da Malo sale a Montepulco e si collega all'Ortogonale 1. È una strada camionabile. Le strade militari erano divise in tre categorie: erano le camionabili, le carrozzabili e le mulattiere. Camionabili e carrozzabili non dovevano superare il 10% di pendenza, mentre le mulattiere potevano arrivare fino al 12%. Le camionabili, come dice anche il nome, dovevano sostenere il peso dei camion dell'epoca, carichi di materiali, camion con gomme piene che andavano ai 10 all'ora probabilmente, e quindi anche il fondo doveva essere ben tenuto. E questa strada in particolare si è mantenuta molto bene perché si vede il fondo completamente, con la carreggiata ben diciamo evidenziata. Non è così in tutti i tratti, è così solo per brevi pezzi, e da, guardavo prima, una pendenza del massimo all'8% sono arrivato. Ed eccoci qui a chiudere questo percorso di giornata, un percorso ricco di storia, storia abbastanza recente di un secolo fa, che ho voluto sottolineare in modo particolare. E sotto l'aspetto tecnico è un percorso abbastanza impegnativo per quanto riguarda il dislivello, sono circa 800 metri in 42 km, se non ricordo male, e anche terreni abbastanza, diciamo, impegnativi anche in salita. Due punti in discesa dove fare molta attenzione, li diciamo sottolineerò poi nel video. Sono dei single track, ma neanche tanto single track, sono sentieri abbastanza larghi, però molto segnati dai temporali, dalle piogge delle scorse settimane, quindi si può scendere, ma bisogna fare particolare attenzione. Spero questo percorso vi piaccia e vi saluto alla prossima, ciao!